la parola europeismo non significa nulla, è un riferimento geografico. L'Europa è un'enorme realtà ricchissima di intelligenza, di scienza, di dottrina, di cultura, di storia, di arte, ma è divisa, come tutte le parti del mondo, tra sfruttatori e sfruttati, tra chi se la passa bene e chi se la passa malissimo. Il conflitto di classe non è un'invenzione dei filosofi del secolo XIX, è un fenomeno che risale a non so quale dinastia faraonica del 3000 avanti Cristo, c'è sempre stata ed è una costante. Non si può annegarla in un concetto giulebboso, unificante, europeismo. Europa di chi è sfruttato e lavora e non se la passa bene, o di chi invece sfrutta il lavoro altrui e se la passa molto bene? Da che parte si sta? Quindi non è contro l'Europa, è da quale parte del conflitto ben evidente, visibile ed esasperato dalla situazione sanitaria, noi ci dobbiamo o ci possiamo schierare, con quale libertà di manovra se ancora ce n'è. Ecco perché io metto in crisi questa parola generica e chiedo con forza che si torni a parlare degli interessi dei lavoratori contro gli interessi del capitale finanziario, che addirittura è ormai il vero padrone più forte di gran lunga del capitale produttivo, quando ancora esso esiste e ha una minima autonomia, che purtroppo non ha, perché dipende a sua volta dal capitale finanziario. Squadernato questo problema, il gioco si riapre in modo entusiasmante, se si ha la volontà e la forza di capire i termini del problema che abbiamo davanti. Quindi, alla sinistra residuale, cercherei di dire con tutta la forza che nelle argomentazioni che non ci mancano, che deve schierarsi, che non può inneggiare all'Europa come tale, perché regalerà alle forze, diciamo, di destra intelligenti nel captare il disagio, masse di persone scontente e deluse, creando una situazione molto simile, mutatis mutandis, a quella dell'Europa degli anni 30, nella quale la grande crisi, la terribile crisi del 29-33, portò masse sterminate di disoccupati nel paese più importante d'Europa, che era la Germania, a riconoscersi nel Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, perché così si chiamava il movimento hitleriano. Tutto questo che cosa significa? Significa che il gigante europeo è incatenato e dentro una gabbia le cui chiavi sono nelle mani del potere politico, economico e militare degli Stati Uniti. Sarà all'altezza di far questo un partito ormai allo stato larvale come il PD? Io temo di no.